di quarta D in diretta da Cavandone. Si muore quando si è lasciati soli. Questa è la frase di Giovanni Falcone che apre le notizie di questa sera. Il capo di Cosa Nostra, Salvatore Rina, fa risentire la sua voce dall'istituto carcerario. Minaccia PM Nino Di Matteo e tutti i magistrati che si occupano dell'inchiesta sulla trattativa Stato-Cosa Nostra del biennio 92-93. Di Matteo deve morire e con lui tutti i PM della trattativa. Queste le parole del boss mafioso. Altro fatto simile avviene il 17 ottobre. Rosario Pio Cataffi ha pesantemente minacciato l'avvocato Fabio Repici. Nessun vertice istituzionale ha fatto sentire la propria voce ed ha agito in difesa dei minacciati. Uniche eccezioni sono un comunicato stampa dell'Associazione Nazionale Magistrati e un appello lanciato da Salvatore Borsellino in difesa rispettivamente di Nino Di Matteo e Fabio Repici. Nel caso del PM siciliano, solo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Palermo si è riunito con urgenza lunedì 12 novembre. Per Repici nessuna analoga iniziativa. Il Movimento Agende Rosse vuole rompere questo assordante silenzio istituzionale. Così chiama a raccolta tutti i cittadini e le associazioni che hanno capito la gravità della situazione e che vogliono dimostrare pubblicamente la loro vicinanza alle persone minacciate. Ed ora passiamo la parola al nostro inviato che al momento si trova in Friuli Venezia Giulia. Buonasera, grazie Andrea per il collegamento. Sono Nicola Martinella in Friuli, a Gradisca di Sonzo, per aggiornarvi sugli ultimi sviluppi relativi alla chiusura delle CIE, i centri di identificazione ed espulsione. Circa 200 leghisti, secondo le stime, si sono riversati nelle strade, affermando che questi centri debbano essere tenuti aperti, e dall'altra parte invece i contrari ai CIE si sono protratti fino alla sede della Lega e hanno compiuto atti vandalici, spaccando vetri e imbrattando i muri. Questi sono gli ultimi aggiornamenti, ti ripasso la linea in studio. Grazie Nicolò per averci restituito il collegamento. Gli aggiornamenti per questa sera sono finiti, arrivederci alla prossima. Metti a me piace, perché a me piace.